Oh, ragazzi, poi non dite che io non ci stia provando, perché guarda quanto sono sano. Due arance, banana. Adesso usiamo lo strumento del demonio, stavolta senza tagliarci, speriamo. Vediamo. Ok. Zac. Cioè, guardate le mie colazioni oramai come sono diventate. Oggi me la sto prendendo con molta più calma. Vado al lavoro, parto una decina di minuti dopo. Oggi di poche parole, sono andato al lavoro, sono le 8:25, quindi un quarto d'ora in ritardo rispetto a quando parto io solito, a quando riparto solitamente. Me la sono voluta prendere un pochino più con più calma. Ci stavo, voglio di neanche dormire un po' di più, perché alla fine mi sveglio sempre alla solita ora, con o senza lavoro. Però almeno ho fatto quel quarto d'ora in più di cazzeggio, fare le cose con più calma. E anche se mi sento stanco, non mi sono fatto il caffè, mi sono mangiato solo le cose sane oggi. Così a pranzo posso ingozzarmi. Proviamo a fare, non dico le corse, ma andiamo. Bisogna andare. Oggi tutti i colleghi sono in ufficio, non c'è nessuno in smart working, quindi riesco non solo a fare formazione, però un po' di socialità, perché ieri è stato abbastanza. C'ho il computer com'è? Mi vengono i dubbi dell'ultimo secondo. Sì, ce l'ho, a posto. Devo seriamente dedicare del tempo a cercare gli occhiali da sole. Cioè, avrei del tempo, però quell'oretta al giorno me la voglio un pochino dedicare a guardare i miei video, rilassarmi un due, insomma. Ci ho messo 18 minuti, ora parcheggio e noi ci sentiamo dopo. Ci aggiorniamo dopo. Proverò a fare qualche video d'escondon di nascosto e vediamo un po' cosa si riesce a fare oggi. Vediamo un po'. Niente ragazzi, siamo arrivati a Bergamo. Guidato fino ad adesso il Q5, molto comodo, molto comodo. Adesso andiamo a fare aperitivo e poi andiamo a fare la mostra e dopo di nuovo l'aperitivo. La mostra, insomma, la visita a vedere le cose che vi dicevo. Questo qua è il sagamento di e nessuno è bello. Niente, mi sono annegato, sta diluviando e parcheggiato. Oh ragazzi, dopo un lungo viaggio siamo finalmente tornati, adesso torno a casa con la mia macchina. Molto divertente il Q5 da guidare. È una barca, quindi non è proprio scattante, ecco, però aveva tutti i suoi comfort. Ci stava, ci stava. Oggi siamo andati a fare un giro a vedere i data centers di Aruba, lì a Bergamo, quindi abbiamo visto insomma tutta l'infrastruttura IT, com'è il data center internamente, sia dal punto di vista logistico, dove sono le schede, come viene raffreddato. Insomma, abbiamo fatto un tour e poi un aperitivo offerto dall'azienda con delle pizzette, insomma, così. Chi è che mi chiama ora? Allora, io adesso torno a casa al Fly, mi sistemo un 2, metto giù le robe e poi esco. Oh, le signori! Giftschrupt. Ci siamo, ci siamo! Giftschrupt, mamma Romania. Ma dopo Lorenzo deve tagliare le bestemmie, diventa complesso. Ma buongiorno, buongiorno bambini, buongiorno com'è? bambini. Ma invece volevo Il dirti. Q5, allora, si sente che è una barca, cioè come si Ah, muove, non è che c'è un rigido? po'. Poco? Non mi ha dato tranqui. Non ti ha dato good vibes. No, cioè, nel senso, non è un'auto che la vedi. Sono Alberto.
Vabbè, no, comunque, allora, non so dirti se era... Quello prende paura. No, infatti qua ci blocchiamo. E non so dirti se era molto rigido, però ti dico che in curva sentivi un po' che echeggiava e la, ovviamente l'accelerazione di un SUV. Penso che vedi, penso che sì. Ciao! Ma ho sbagliato così, così, guarda lo schermo, Ho guardato lo schermo, Il nostro torneo è il maggio. Oh, ma che brava. Vediamo chi prende. Oh! Ha preso me. Vuole me. Bravissima. Ti metto un tagliettino. Oppure niente, se vuoi. Quanti anni ha adesso la ciccia? Quanti anni ha? Penso 2.5. Oh, Dio, giovannina. Falle fare un trick, qualcosa. No, ha già dato la zampa. Ha già dato la zampa. Ha già dato la zampetta. Può proteggere il gregge. Oh, ora mi ha dato la testa. Ciao. Vedete ragazzi, alla fine niente centro, non siamo andati in centro, però comunque... Siamo in Villa Benedetti. In Villa Benedetti. Lei è Benedetti. Io sono Villa. Lui è Villa. E tu chi sei? E lui è Salvini. Incinto. Oh, scusa. Oh, scusa. È terribile quel buttare. Cioè, la gente è terribile. Leva obbligatoria, a favore o no? Non per me. Pazzia. Cosa ne pensi, Alice? Cosa ne pensi? Devo fare la niente ragazzi, mi sono bevuto una Coca-Cola, cioè stasera devo guidare, purtroppo sono io che scarrozzo in giro. E molto agilmente, tra un po' penso che me ne andrò anche a casa, ha detto, non è neanche così tardi. 2.09, vabbè, ve lo dico io. E niente, adesso esco e vediamo un po'. Ragazzi, la serata è finita oramai, ricordatevi, mettete mi piace, commentate, numerosi, ogni mattina alle 11, nuovo episodio, sono penso vicino alla... E se giri... Non stai filmando ora? No, infatti. Ora sì. Non lo so, secondo te? Sto facendo i viaggi. Bene. Ragazzi, sono esattamente le 4.01 e sono stanco morto. Ormai questa è diventata un po' una sessione terapeutica, sentirmi con voi, quando in verità sono in macchina da solo e parlo con me stesso davanti a un oggettino minuscolo. La serata molto lunga, io adesso devo assolutamente dormire qualche oretta, mi tolgo tutte le sveglie e poi mettere sotto ricarica la videocamera e tutte le cose. Domani vi porterò al lavoro con me, vediamo se riesco a fare qualche clip, qualche vlogghino. E detto questo ragazzi, vi auguro un buon inizio weekend. E poi dipende, non so neanche quando, questo video quando lo caricherò, di la verità. Questo sarà l'episodio 30 e quindi 30 di maggio e oggi è il 25 quindi è ancora da qualche giorno, no, il 24. Oh signore, vabbè. E comunque vi auguro tante belle cose ragazzi, mettete mi piace, commentate il video, fatemi sapere se vi piace, se non vi piace, cosa cambiereste e se siete felici, insomma, di fare parte di questa mia piccola avventura quotidiana. Ciao!